Questa storia inizia da un messaggio ricevuto 2 anni fa, poi si sviluppa su una serie di eventi e termina oggi, raccontandovela. Siete mai stati a Ginosa? La risposta a questa domanda è no. Sapevo fosse un comune in provincia di Taranto, ma mi mancavano alcuni piccoli dettagli. Tipo che al suo fianco c'è la gravina di Ginosa. Un enorme paese abbandonato, formato da tante case nella roccia in cui le persone hanno vissuto fino a non molto tempo fa. Da una parte il paese urbano con il traffico e dall'altra la parte vecchia. Non c'è bisogno di dirvi in quale delle due parti siamo diretti ora. Sì, esatto, somiglia un po' a Matera, diciamo, con la differenza che questo è un luogo molto meno conosciuto e completamente disabitato. O meglio, quasi completamente disabitato. Vicino alla chiesa madre vive un uomo, ultimo custode del borgo. Con un po' di fortuna potreste incontrarlo. Si chiama Carmelo. Al nostro arrivo Carmelo stava dando da mangiare ad alcuni gatti. Io sono del 47, okay. Quindi avevo 12-13 anni quando ero abitato in quelle case lì. E era bellissimo, bello pulito, ordinato. Quando scopre che siamo giovani forestieri, come ci ha chiamato, ci tiene molto a raccontarci subito cosa è successo qui. L'alluvione ha spazzato via di centinaia di anni e cose di storie di questo settore qua, ovviamente. Un grande alluvione nel 2013 ha causato molti danni e costretto le poche persone rimaste a trasferirsi altrove. Ma quindi adesso, in tutta questa parte qui, quante persone sono rimaste a vivere? Allora, in questa parte soltanto noi ci siamo qua, alla chiesa. Voi chi siete? Io e mia sorella. Ok. In questa zona così disabitata riesce ad arrivare le forniture, l'acqua, il gas? No, il gas non arriva qua. Ah, ok. Però per voi non è un problema? Non è un problema, cosa. Perché faccio il custode dalla chiesa e cerco di raccontare la storia di questo paese. Carmelo però non ha scelto di rimanere a vivere in un luogo abbandonato per stare isolato, anzi, si offre per accompagnare chi arriva alla scoperta di questo luogo e così ha fatto con noi. Queste casette qua, anni 50, erano tutte abitate. E adesso è tutto vuoto. La cucina, il camino. Qui c'era la stalla, la camera da letto, era questa qua. Onestamente, il primo impatto con la gravina è stato sorprendente. Non mi aspettavo tanta bellezza. Passeggiando con Carmelo c'è come la sensazione che conosca ogni singolo centimetro, ogni singola pietra di questo posto. Vedete i fossili? Da quando sono in pensione mi dedichi soltanto per il turismo. Quanto costa il tuo biglietto? Quanto si paga? Io vi porto in giro. Se ho mi dato un caffè, io l'accetto volentieri. Se non mi ho dato niente, io sono contento lo stesso, perché vi porto in giro per far conoscere questo paese. Dai primi momenti si percepiva che dietro alla storia di Carmelo ci fosse qualcosa di più profondo. Così gli chiediamo di raccontare. Io sono nata il 24 dicembre del 46. Ah, proprio il giorno prima di Natale. Il giorno della mia figlia di Natale. E dietro c'era una grotta. E dietro a quella grotta c'era una mangiatoia. Ma dai. E io dormevo dentro la mangiatoia. Cioè sei nato in una grotta la sera del 24 dicembre. Cioè siete in due ad essere nati in un posto così. Da piccolino ho fatto il pastorello. Sì. Dopo ho detto non voglio fare più il pastore. Sono andato a lavorare nella cava di pietra, il 61. E ho lavorato 15 anni nella cava di pietra.
dopo il 76 si è aperto un'impresa e non ho fatto un giorno di malattie dopo 8 anni, perché mi piaceva lavorare. Dopo aver trascorso alcune ore insieme, Carmelo si apre molto con noi. E sono partito con la pensione per 442 euro al mese. Ok. E quella è la vita che stiamo facendo, e così. E se dovessi dire, c'è qualcosa che ti manca qui o... No, grazie a Dio, veramente, non manco niente. Ci racconta di alcune apparenti difficoltà, ma non sono queste il problema. Parallelamente al suo amore incondizionato per questo luogo, c'è qualcosa che lo turba. È perfetta la natura. Siamo noi che non siamo perfette. Noi distruggiamo la nostra madre natura. Adesso vi faccio vedere qualcosa molto importante. Ci sono anche altre grotte come questa che andrebbero ripulite? Certo, anche dall'altra parte. Sì, ma sono dei disgraziati, vedi, lo graffiesce lì a fresco. Aspetta. O non metto la data, l'ho visitato in qui. Che cosa pensi? Che sono dei vigliacchi, che cosa pensi? Non si può distruggere una cosa, perché questa rappresenta la cultura. Ma cerca di ammirarli a fresco, perché tu la distruggi? Da qui si apre un nuovo capitolo di questa storia e siamo molto contenti che Carmelo abbia voluto mostrarci tutto. Ti fa male veramente cosa? Stiamo perdendo tutta la nostra cultura, la nostra esistenza sulla terra, e che stiamo distruggendo tutte cose. Dice non c'è lavoro, c'è un sacco di lavoro da fare. E in questa zona chi si occupa della manutenzione? Ma fino adesso sono soltanto io, queste. È un po' quando si è iniziato di nuovo il comune e cosa, hanno venuto le tagliare erbe e cosa, hanno fatto una bella pulita e cosa, ma la rimanenza l'ho fatto sempre io qua. E qualcuno ti dà qualche aiuto, ti dà qualcosa o tu lo fai senza... Io lo faccio soltanto per conto mio. Senza ricevere nulla in cambio? Senza ricevere niente in cambio. Mi ha colpito il fatto che, nonostante questi problemi come spazzatura o vandalismo, Carmelo mantiene comunque una certa fiducia nei giovani e in chi si prenderà cura di questo posto dopo di lui. Io spero veramente che i giovani sono capaci veramente di raccontare la storia di questo paese, ciò che sto facendo io adesso e cose. La natura da queste parti sembra essere ancora più viva del solito, tanto da personificarsi in varie forme, come ad esempio l'ulivo pensante. Nel suo tronco si è formato un volto che sembra riflettere. Oppure un viso nella roccia che urla, a cui Carmelo è molto legato. Allora vedete di fronte quel volto nella roccia lì? Guardate attentamente. Avessi il naso schiacciato. Guarda la bocca, quel buco, la bocca. Allora. È la natura che parla. Quello è il volto di Cristo, che sta gridando alla presenza del Padre, che ci ha dato un mondo bellissimo, e noi lo stiamo distruggendo, quel mondo lì. Così, proprio mentre stavo ascoltando le sue parole, mi sono reso conto che questa situazione rappresenta un tema molto più ampio che quello di un comune in provincia di Taranto. Bastava fare una bella pulita, queste grotte qua, vedete? E che forse, nel nostro piccolo, potevamo fare qualcosa. E qui se tu avessi a disposizione un gruppo di 20 giovani... Sì, ma che... fa una bella pulizia. Guidando i 600 chilometri sulla via del ritorno, era ormai chiaro che questa storia non fosse finita. Grazie ancora, Carmelo, è stato un vero piacere. Sei tornato di nuovo, sarà un piacere accogliere. Ci vediamo con la bella stagione. Sì, arrivederci, ciao. E da quel momento avevamo una nuova missione: tornare a Ginosa con un gruppo di volontari al servizio di Carmelo. Acquistiamo alcuni strumenti in un ferramenta locale che potrebbero semplificare la vita di Carmelo.
Vista la misura dell'evento di oggi, dovremo lasciare a casa la Panda e useremo questo furgone per trasportare tutto il materiale. Circa una ventina di persone era il numero giusto per lavorare in modo efficace. Le arruoliamo in fretta attraverso il nostro gruppo Telegram The Pillow Volontari. E così, ad ottobre 2022, 10 mesi dopo il nostro primo viaggio e ben 2 anni dopo il famoso messaggio di Federica, torniamo a Ginosa. Bene, dopo 650 km abbiamo appena lasciato l'autostrada e devo dire che queste campagne, queste strade cominciano a essere familiari. Dopo 6 ore e mezza di viaggio siamo tornati ufficialmente a Ginosa. Devo dire che con un'altra temperatura, con un'altra luce, è un po' strano, fa strano, ma è molto bello. Quando ormai tutto sembrava perfetto, arriva l'ultima complicazione. Dopo 4 mesi senza una goccia d'acqua, ovviamente le previsioni davano temporale. Accettiamo questo fatto e vediamo cosa succede. Ai ragazzi, però, delle previsioni di quella mattina è parso non interessare molto. Allora, se vogliamo salvare la nostra madre natura, bisogna unirsi tutti i giorni e mantenere pulita. Supervisionati da Carmelo, abbiamo deciso l'obiettivo del giorno e come organizzare i lavori. Dopodiché, radunato il gruppo e con un cielo che ha cambiato i suoi programmi, regalandoci addirittura il sole, sono iniziate le danze. Vedere tanti ragazzi che ci stanno dando una mano è fantastico. Qui abbiamo il reparto giardinieri. Ottimo, i lavori qui nella chiesa di San Marco sono finiti, quindi grazie a tutti ragazzi, San Marco è stata ripulita. Grazie a tutti. La squadra. È stato molto bello sudare con i ragazzi in gruppo. È scontato dire però che quello che abbiamo fatto noi quel giorno è ciò che Carmelo fa tutti i giorni da anni senza telecamere. Una delle persone che devono raccontare la storia, e quello è molto importante, ecco perché io voglio i giovani, non è che bisogna essere diplomati, laureati per rispettare queste cose. Noi facciamo un conto che andiamo a scuola, la vita nostra è una scuola, ci ho messo proposta, alla fine ho messo bocciato. Hanno organizzato una giornata di volontariato per la pulizia della gravina. Una parola per descrivere la mattinata di oggi. Produttivo. Esperienza. Alternativo. Alternativo, perfetto. Soddisfacente. Autentico. Futuro. Bellezza, direi. Contributo. Spettacolare. Gratitudine. Rinascita. Minchia, tutti pronti subito, grandi ragazzi. Pensavo di mettervi in difficoltà. Dopo
Dopo aver salutato i ragazzi è arrivato il famoso temporale, come se avesse atteso la fine della nostra attività. Vi annuncio che, dopo una lunga attesa, sono tornate disponibili le nostre felpe e le nostre magliette. Saranno disponibili per 3 giorni da adesso. E per evitare sprechi, i singoli capi saranno prodotti su ordinazione, quindi le tempistiche di consegna saranno leggermente più lunghe del solito. In ogni caso, trovate tutte le informazioni sul sito. Vi lascio il link in descrizione. E questa era la storia di oggi. Quindi grazie ai ragazzi che si sono messi a disposizione quella mattina, grazie alla Gravina per la sua bellezza, grazie ovviamente a Carmelo e infine grazie a voi per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.